Ciao ragazzi, bentornati su Xbox Zone. Questo è un nuovo test, game test, ed è un momento, come dire, momento d'essai, momento artistico, perché questo è Immortality, è disponibile nel Game Pass Ultimate. Ora lo sto giocando in cloud, ma lo potete anche scaricare, è circa 20 giga, ve lo faccio vedere. Giusto per dimostrarvi che io gioco i titoli, ragazzi. Eccolo qui. Vabbè, non me lo fa vedere, però è 20, fidatevi. Ecco. I film di Marissa Mars sono presentati intatti o montati e riflettono i valori del loro tempo. Incoraggiamo gli spettatori a leggere la nota sui contenuti del menu principale per trovare una descrizione degli elementi che potrebbero risultare offensivi o sconcertanti. Quindi Immortality, e questo è un titolo artistico, quindi non mi tirate i pomodori, perché questo è un po' tipo la corazzata Potionkin di Fantozzi. Così, vogliamo occuparci anche di titoli artistici, perché questo titolo è tutto basato su filmati. Griglia vede tutti i frammenti di filmato restaurati della carriera di Marissa Marcel, sono mostrati in questa griglia. Usa joystick destro per ingrandire e ridurre la griglia. Bene, poi usa il joystick sinistro per spostarti nella griglia, ok? Riproduce una sequenza con A. Ce n'è tante, vedete? Allora, è proprio un tipo un film interattivo, perché questi sono video live action, come direbbero in America, quindi niente grafica poligonale, niente fumetti, film. Bene, inizia il delirio, vedete? Perfetto, premi A per riprodurre, non si sa perché è tutto. Allora, vediamo qui. Ok, è un'intervista sullo stile. Allora, è in inglese sottotitolato, perché questo restauro interattivo emula le macchine moviola che venivano usate in origine per visionare questi filmati. Inclina per far scorrere la sequenza in quella direzione. Dai un colpetto per far girare la bobina. Falla girare più volte per spostarti più velocemente. Premia A per mettere in pausa il filmato e prendere produzione. Mi ricorda, non so perché, la scena in Blade Runner dove controlla le foto con il computer. Allora, questa è un'intervista un po' vintage. Ok, è veramente simile a Blade Runner quando bisogna trovare degli indizi. È un'altra intervista, è passato proprio interessante. Bene, qui il filo conduttore sembrerebbe l'attore. Vediamo se forse lui può portarci. Vediamo lei. È un po' inquietante, io non so perché, ma ho un po' paura. È molto voyeuristico, eh. Io spero di non perdere iscritti con questa cosa che ho deciso di fare. Ma ragazzi, a me piacciono un po' questi progetti deliranti. Poi tanto comunque non lo pagate. È nel Game Pass. Provatelo se volete un po' di sano delirio.
scopo non si sa. Accidenti, qui è un momento un po' limonata. Lemonade, perfetto. Molto voyeuristico. Allora, mandate a letto i bambini. Sembra una cosa lunga. Benissimo. Sempre più passionale, eh? Zacchete. Vediamo. Porca miseria, attenzione. E stop. Almeno vediamo il volto di qualcuno, perché qui. Ecco. YouTube, non ti arrabbiare, non ti arrabbiare YouTube, io non c'entro. Turn around, girati, andiamo lei. E si può anche scorrere i fotogrammi, attenzione. Guardate che roba. Questa ricorda un po' Marisa Tomei. La griglia ti permette di raccogliere i premi per passare le immagini. Vediamo. Fine del tutorial. Ora hai tutti gli strumenti per esplorare e scoprire questo progetto di restauro. Se lo dici te. Io non ci ho capito niente. Ragazzi, venite nei commenti a scrivermi come funziona. E poi dopo magari rifaccio un altro video, seconda parte. Sì, bisogna ricostruire, bisogna restaurare questo film. Via. Questo l'ho capito. Bene. Allora, in realtà questo momento d'essai artistico, questo titolo qui, credo sia fatto da un titolo d'autore, ora non mi ricordo il creatore, il creativo dietro al progetto, ma comunque sta riscuotendo un grande successo questa strana cosa qui. Ah, ok. Sì, ok, ma cosa ok? Alla Vertone, ma ok, cosa? Va bene ragazzi, chiudiamo qui con questo fotogramma. Se riuscite a capire qualcosa più di me, sono sicuro che ce la farete, fatemelo anche sapere, fatemi sapere anche che cosa ne pensate, non cancellatevi dal canale per questo video, vi prego. Ci vediamo alla prossima, ciao!